tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi testeremo questi prodotti qua, ovvero il Tattoo Brow, chiacchieratissimo. Scusate se è rotto, questo è stato il cane di mia sorella Quincy. Grazie Quincy, che ha aperto il pacco al mio posto. Quindi andremo a confrontare il Tattoo Brow di Maybelline con questo qua, che non ha un nome, Peel Off Brow di Kiko, di un'edizione limitata, ma penso che lo riproporranno. Comunque la potete ancora trovare. Quindi, qui mi vedete con le sopracciglia già fatte. Quale sarà quella Kiko? Quale sarà quella Maybelline? Come funzionerà questo prodotto? Andiamo a scoprire subito! Allora, oggi, come dicevo, siamo qui per provare questo qua, che è il Tattoo Brow di Maybelline. E il Kiko, ecco qua, questi due. Quindi, allora, tanto vi ho già spiegato tutto, penso, spero. Vedete qua sotto un trucco che io ho fatto, non so quale video uscirà prima. Comunque questo make up lo troverete sul mio canale, e questo trucco che ho usato con una nuova palettina, e devo dire che, come potete ammirare, mi è piaciuta tanto, è bellissimo secondo me. Va bene, allora, questo qua di Maybelline, io ce l'ho. Aspettate, lo sposto un attimo la telecamera che non mi piace. Io ce l'ho nella tonalità medium brown. Medium brown, ce la posso fare. E si presenta così, ma tanto penso che lo conoscete già tutti. Qui sulla confezione dice di lasciarlo per 20 minuti. Qua non mi pare che sia specificato niente. No, infatti, il tempo non c'è specificato. E quindi io questo qua li terremo tutti e due 20 minuti. Quello di Kiko è lo 02, è una collezione che si chiama Free Soul, che è questa fatta così. Ecco qua i due prodotti. Questo è il numero 02 e questo è il colore, già mi sono scordata, l'ho detto prima, medium brown. Ok, allora andiamo a metterli. Vediamo un attimo. Io direi a destra Kiko, a sinistra Maybelline. Quindi inizio con questo qua di Kiko. Aspettate che vediamo gli scovolini. Allora, sono, io direi, uguali. Questo qui è di Maybelline e questo qua è di Kiko, quindi come potete vedere sono uguali. Però, come vi dicevo, iniziamo con quello di Kiko. Quindi, e lo mettiamo a destra. Ok, io mi terrò stretta, non andrò troppo larga, anche perché io domani devo andare a lavorare e non ci posso andare come un clown. Quindi, visto che, lo dico per esperienza, perché io questi prodotti prima di fare il video l'ho già provati più o meno per farmi un'idea. Sto facendo un macello. Ma che sto a fare? Vediamo un po'. Ok, più o meno. Ok, ho messo un bel po' male. Mamma mia. Sì, diciamo che l'applicazione non è semplicissima con questo tipo di pennello. Sto facendo un macello. Mi sono un po' avvicinata e continuo quindi sul sopracciglio destro a mettere questo qua di Kiko. Ne metto un bel po'. Ho messo un po' a cavolo, un bel po' a cavolo. Quindi prendo la mia salvietta struccante. Questa qua è quella al cocco di Sephora, che mi è arrivata oggi, le sto provando. Facciamo così.
Vabbè, diciamo che va bene così. Mettiamo un altro po' qui, ma proprio così, basta, perché sennò faccio danni. Quindi questa qua a destra ha questo qui di Kiko, invece sulla sinistra andremo a mettere questo qua di Maybelline, sperando di fare meglio. Dicevo, io questi comunque li ho provati, e un giorno ho messo quello di Maybelline prima di andare al lavoro, sono stata un genio, e devo dire che, come vedremo dopo, vi anticipo che questo di Maybelline, diciamo, si vede di più. Quindi io, vedete che non vado troppo avanti, perché avendo già delle sopracciglia che non sono proprio esili, non so come dire, andando a mettere troppo prodotto anche qua, divento Elio. Quindi direi che è meglio evitare. Cerco di andare sopra i peletti. Allora, questo di Maybelline dice di durare 3 giorni, e lo confermo, purtroppo. Nel senso, purtroppo, per come è andata l'altra volta. E l'altro comunque sì, dura anche quello un bel po'. Ok. L'ho messo un bel po' male. Anche qui. Però vi assicuro che non è facilissima l'applicazione. E quindi niente. Mio Dio. Mi sono sporcata. Levamolo subito, non fa macelli. Ok. Ecco, quello che vi posso consigliare. Ecco, vedete, è già tinto. Ho levato un pezzo e qui è già tinto, quindi attenzione. Ok. Niente, io mi fermo qua perché ho seriamente paura. Che l'ultima volta ho seriamente paura, perché l'ultima volta non è andata bene. Quindi vi ricordo che di qua c'è il Kiko e di qua invece c'è il Maybelline. E ci vediamo tra un pochino, tra circa 20 minuti. Eccoci qua. È passato un po' di tempo, quindi ricordiamoci, qui c'è il Kiko, qui c'è il Maybelline. Proviamo ad andare a rimuovere Kiko col dito. Ok, ci sto provando. Senza tanto successo, a quanto pare. Strofino, vediamo un po'. No. Ah, lo sapevo, perché è già successo, perché come vi dicevo io li ho già provati. Quindi vado a prendere il pennellino di prima, con cui di solito si pettinano le sopracciglia, ovvero questo qua, e vado a fare questo lavoro qui. E vedete che la pellicola, eccola qua. Vado a fare questo lavoro per levarla, perché non riesco a rimuoverla. Ok, col peel off normale, ecco qua. Ecco qui. Fatemi vedere. Dovrebbe stare tutto a posto. Come potete notare, l'effetto è molto bello, secondo me. A me piace tantissimo, l'ho usata più di una volta, come vi dico. Se la vedete un po' rossa, tra un po' diverrà di un colore normale. Andiamo a vedere invece la Maybelline come si comporta. Si riesca a levarla semplicemente con la mano. Poso il pennellino. Qui è più facile, con il peel off normale. Vedete? Ho levato un pezzo già. Continuiamo. Ok. Ecco qua, come potete vedere qui è stato semplicissimo rimuoverla col peel off, che è il metodo con cui tecnicamente si deve togliere. E di qua che non si leva un attimo, perché forse è ancora troppo bagnata, ne ho messa troppo. Facciamo come di là, facciamo col pennellino, basta strofinare un attimo e siamo a posto. Eccoci qui. Allora, come potete vedere, come noto anch'io, questa qua, cioè quella di Kiko, dà un effetto più naturale, vedete? Mentre questa qua di Maybelline tinge pesantemente, quindi è un bel po' più pesante, un bel po' più pesante, si dice. Facciamo uno zoom,
vedete, come vi dicevo, questa è quella Kiko e questa qua invece è quella Maybelline. E sì, allora, devo dire che, allora, sinceramente, aspettate che divento anche un pochino più decente, mi sciolgo i capelli, arrivo subito. Wow. Mi sono sciolte i capelli, ok, stanno ancora un po' così. Dicevamo, allora, io vedo, come vedo anche qui dallo specchio, abbiamo la Kiko che dà un effetto più naturale e un pochino meno riempitivo. Quindi sì, è un effetto naturale. Mentre di qua abbiamo la Maybelline che è proprio effetto bang. Quindi la differenza sostanziale, secondo me, è che con la Maybelline dovete essere precisissimi nell'applicazione. Dovete stare veramente attenti. Perché a me è successo la prima volta che l'ho provata di metterla in modo non abbondante, di seguire proprio il mio sopracciglio, pensando che andasse a fare questo lavoro qui, invece mi andò a fare questo lavoro qui per tutto il sopracciglio. Ecco perché non l'ho messa anche qua, perché sennò secondo me diventa un effetto troppo pesante. Ok, rieccomi, scusate, ma ho dei problemi oggi con la con l'inquadratura, come sempre tra l'altro. Vi dicevo che qua, che la differenza sostanziale tra le due è che qua non avete margine di errore. Se sbagliate un pochettino, lasciate così, è un macello. E quindi, dicevo, non si può mettere, secondo me, troppo qua, almeno sul mio tipo di viso, sul mio tipo di sopracciglio, perché altrimenti divento Elio delle storie tese. In generale mi piacciono molto, è vero che durano tanto, questa qui è vero dura 3 giorni, questa anche non se la cava male, dura 3 giorni, scusate, mi stavo strozzando, non ce la posso fare oggi, ma perché? Eh sì, ve le consiglio, sì. Allora, praticamente questa qua non so se la potete ancora trovare perché era un'edizione limitata, come vi ho detto. Però questa si trova. Io ad esempio l'ho acquistata su Maquillaia, quindi fate attenzione dove l'acquistate, perché nei negozi fisici la fanno pagare un po' di più. E questa cosa, insomma, andate a risparmio. Io l'ho presa da Maquillaia, l'ho pagata, mi pare, o 9 o 7 euro. Mi pare 7 euro, non vorrei sbagliare. Però anche girate un pochino su Notino, su Amazon, girate un po' di siti prima di, cioè non andate ad acquistarla nei negozi fisici, perché mi pare che lì sta sugli 11 euro, 14, vabbè, comunque esagerano. Quindi non vi fate fregare, più che altro risparmiate, avete l'occasione di risparmiare. E niente, ve le consiglio tutte e due. Questa mi piace tanto per l'effetto naturale che ha, che la potrei tranquillamente utilizzare tutti i giorni, cioè metterla magari una volta ogni 3 giorni e il mattino avere sempre le sopracciglia a posto. Quest'altra è più strong, secondo me. Quindi vedete un po' voi qual è l'effetto che vi piace di più, ve le faccio rivedere. E niente, sto vedendo che ne stanno sfornando tante, tipo anche uscita quella di Make Up Revolution, eccetera. Però non penso di acquistarle. Però sì, io continuo a guardare l'effetto, perché insieme non le avevo mai viste. E più che altro questa qua mi è venuta veramente bene stavolta, sono contenta perché non ho esagerato. E devo dire che sì, è bello l'effetto. Però mi piacciono tutte e due, quindi promossissime entrambe. Questa più per un effetto definito, più da beauty guru, da total look, questa qui. Invece questa qua di Kiko per un effetto naturale per tutti, insomma. Ci sono ovviamente di tutte e due più una gamma di colorazioni diverse. Questa mi sembra che ci sia il biondo, questa è quella più scura. Sì, mentre di questa anche qui c'è quella bionda, questa qua, quella più scura. Sì, più o meno siamo sempre sulle 4 colorazioni. 3-4 colorazioni. E niente, non so che cos'altro dirvi. Durano, sono buone, mi piacciono, sono facili, a parte l'applicazione. Ecco, cambiate lo scovolino perché più piccolo magari, più piccolo. E niente, qualsiasi altra, non ce la faccio, non ce la posso fare. Qualsiasi altra informazione voi vogliate, scrivetemela qua giù nei commenti e se posso vi aiuto, come sempre. E noi ci vediamo alla prossima.
Ciao, spero che ci avete capito qualcosa, perché io oggi sto andando proprio de matto. Ci vediamo. Ciao.